Che uno più disonesto è in Italia, più strada farà. Mi sembra di avere tutto senza che offenda nessuno. I furbi ci sono sempre in questo mondo, i soldi fanno gola a tutti. Quello è guai. Nessuno ci tutela più. Sono furiosi al bar centrale di via Roma di Albignasego, dove da anni ogni lunedì sera in 360 persone depositano circa 20 euro. È il loro salvadanaio, soldi che non vogliono dare alle banche. Per trovarsi qualche soldino a fine anno, come diceva il mio collega, per i bolli, per non andare in banca a versare i 20 euro la settimana. Avevo intorno ai 500 euro, se è per quello. Però ci sono altre persone, molte gente che hanno cifre molto superiori. Al bar centrale erano in 40 ieri, quando hanno visto che indietro tornava solo il 20%, hanno iniziato a volare i paroloni. I titolari del bar hanno dovuto chiamare i carabinieri. Perché tutti aspettavano che ieri ritirasse, invece hanno trovato una sorpresa. La Cassa Peota è una tradizione veneta che ha più di 100 anni. Il termine deriva dalla barca veneziana a fondo piatto. Le comunità raccoglievano fondi per poter accumulare un gruzzoletto e poter affittare la barca per risalire il Sile. In molti comuni e parrocchie è rimasta ancora questa abitudine, ma forse i tempi non sono più così maturi per fidarsi gli uni degli altri. Abbiamo capito quando il problema era già risolto. Truffa legalizzata. Questa è l'Italia di oggi, che non è cambiato niente da 20 anni a questa parte. Ora sarà la magistratura a far luce su questa storia. Questa mattina è stata depositata la denuncia.